Buonasera, buonasera e bentrovati dalla terrazza affacciata direttamente sulla spiaggia di Riva Azzurra del ristorante Frontemare. E buonasera a tutti, un applauso per tutte le squadre di terza categoria che. Sono le protagoniste di questa prima serata. Serata che avrà anche una finestra sul calcio a 5 e sul calcio femminile. E partiremo proprio da questa. Ma prima, una rapida presentazione di calcio d'estate per quattro martedì di fila al Frontemare a partire appunto da questa sera. E il mercoledì alle 21.15 su Icaro TV, canale 91. Si parte, come detto, con il gran galà della terza categoria. Ma dicevamo, spazio a una realtà del calcio calcio a 5 del nostro territorio che ha vinto il suo campionato e quindi è salita di categoria chiara ronca buonasera buonasera roberto buonasera a tutti esatto stiamo parlando proprio del torconca calcio a 5 che può raggiungerci qua sul palco eccoli qua dovrebbero essere adesso non so se sono andati al buffet eccoli qua arrivano vi vogliamo tutti sul sul ta... sul qui sul eccoci qua buonasera buonasera Buonasera, gli altri ragazzi sono timidi, no, stanno arrivando, arrivano, eh, arrivano, arrivano. Abbiamo chiaramente una rappresentanza della squadra. Allora, venite qua al mio fianco, stiamo dove ci sono questi due fiori, questa è l'altezza giusta, mi hanno indicato. Buonasera a tutti, innanzitutto, e complimenti in primo luogo per questo bellissimo traguardo. Allora, inizio, inizio da te, raccontami un po' che cosa è successo, che cosa avete combinato. Abbiamo combinato che mh, abbiamo praticamente... Condotto il campionato per buona parte della stagione, eravamo anche favoriti visto la stagione scorsa. Dopodiché, ci siamo complicati la vita da soli, ma alla fine ai playoff siamo stati più bravi che nel resto della stagione. Diciamo, vi è piaciuta la vettura la col brivido, perché altrimenti sarebbe stata un po' troppo. Sì, 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 sì era, era quello che dovevamo fare, va bene così <ride> benissimo, allora, eh, raccontatemi un po' come, come andate diciamo, al campionato, i play-off. Il campionato è andato molto bene, fino alle fasi finali dove siamo stati un po' penalizzati. Così Terzo fa. posto però alla fine mi sembra. Sì, Alla fine siamo finiti terzi, però siamo riusciti a conquistare i playoff con dei buoni risultati. E poi nei playoff? Play fa fatemi un passettino avanti perché siete tutti in ombra, venite qua, venite qua dove c'è la luce. Eh? Playoff è prima gara con il Viserbo 1-1 in casa, siamo passati per arrivati terzi, loro quarti. Abbiamo giocato la seconda contro, a Bertinoro contro i Romiti, vinto 3 1 e siamo andati a farsi giocare le fasi finali a Crevalcore. Ecco, allora Crevalcore me lo racconti tu. Ah. Che vieni, vieni qua, fammi un passo avanti. Eh, a Crevalcore la prima partita è stata campo nuovo, quindi è stata abbastanza siamo trovati spaesati. Però siamo riusciti a passare con un buon risultato. Poi la fase finale ce la siamo giocata e l'abbiamo portata a casa noi. È stata una soddisfazione maggiore averla vinta ai playoff? Anche tu chiedo sempre di farmi un passo avanti dove c'è la luce. Eh, sì, è stata una bella soddisfazione. Dopo poi la beffa, perché anche l'anno scorso che abbiamo provato e abbiamo perso la finale dei playoff, quest'anno è stata una soddisfazione ancora più grossa, perché quest'anno il playoff era. Regionale, quindi abbiamo, siamo arrivati i primi praticamente contro tutte le prime classificate di tutti i playoff di tutta la regione, di tutta l'Emilia-Romagna. Beh, quindi ancora più, maggiormente complimenti perché sicuramente avete perso l'anno scorso, ma vinto quest'anno in una situazione ancora più complicata sulla carta. Sì, l'anno scorso diciamo che l'abbiamo buttato via noi il campionato, invece quest'anno abbiamo giocato molto bene. Poi, dopo varie vicende nostre, infortuni, squalifiche, ci hanno portato al terzo posto. E dopo siamo andati a fare questi famosi play-off dove lì abbiamo tirato fuori, come si dice? Eh? E alla fine abbiamo vinto meritatamente. Benissimo, una vittoria di Tigna. E adesso, e adesso cosa succede? Cosa succederà per questo prossimo campionato? Sempre un passo avanti dove c'è la luce. Ci prepariamo per la C2, tutto qui, e siamo pronti. Siete pronti con una squadra che sarà confermata? Insomma, squadra che vince non si cambia? Non si cambia mai, mai. Molto bene, molto bene. Allora, noi abbiamo anche degli attestati, Chiara, da consegnare ai protagonisti di questo campionato, di questi playoff. Premiamo il portiere, Pierluigi Stecca. Eccolo qua, Chiara, ti faccio fare, ti faccio fare la consegna perché... So che preferiscono sempre ricevere da te una pergamena che rispetto a che la consegni io. Il top player Corrado Bartoli, non c'è, la consegniamo a La consegniamo, ok, a lui, a lui, perfetto. Al capocannoniere Mattia De Angeli, non c'è, la consegniamo a Pasquale. Sempre lui, sempre Pasquale? Ok, ritiro tutto a Pasquale. E alla capitano. No, capitano Settimio Novembrini. Eccolo. Grande capitano, grande capitano. Possiamo dire l'età Settimi? possiamo dire? Quasi 54. Ecco, quasi 54 anni, un esempio per tutti e merita un ulteriore applauso perché è davvero un bellissimo personaggio del calcio a 5. Ragazzi, grazie per la vostra partecipazione e complimenti per questa vittoria. L'anno prossimo sentiremo parlare di voi anche nella nuova categoria. Grazie, grazie ancora, grazie. grazie. E adesso, come promesso, facciamo un salto nella femminile, Chiara, perché insomma la nostra serata è anche votata al calcio in rosa, che sta andando sempre alla grande, poi nel nostro territorio sta prendendo parecchio piede. Esatto, chiamiamola la femminile Rimini Calcio qui sul palco. Se vuole raggiungerci. Certo, la femminile Rimini Calcio, eccoci qua. Eccoci qua, vieni più vicino a me, Chiara Ronca. Vieni più vicino. Starò, starò in punta di piedi per cercare di contrastare. Buonasera, Presidente. Buonasera, mister. Possono raggiungerci anche gli altri, sono. rimanere al tavolo, no? I, I consiglieri, consiglieri. Iniziamo dalla presidente. Allora, presidente, raccontiamo un po' questa stagione che è stata un pochettino complicata. Buonasera, eh, sì, eh, diciamo che non è stato uno dei migliori campionati che eh, potevamo affrontare, però comunque da squadra neopromossa eh, ci aspettavamo che non fosse proprio così tanto facile. Eh, per cui non, eh, abbiamo avuto un po' di m, disavventure, chiamiamole così, e, m, non è andata benissimo. Diciamo che m, ce di gavette da farne ce n'è. Eh sì, diciamo che era anche un campionato un po' da sperimentare. Eh, colpa del mister? Che tanto non ci sente. No, no, la colpa è di tutti quanti e come i meriti sono di tutti quanti perché ognuno fa il suo pezzo, quindi assolutamente no. Allora, Mister, che stagione è stata? Brutta, bruttissima, è sicuramente colpa del Mister. Che no, scher stavo scherzando. No, ma io quando, quando le cose vanno male è sempre colpa del Mister, quindi lui si deve prendere le sue parti e se le prende tutte. E quindi quest'altro anno non ci sarà più il Mister. Quindi... No, non mi dire Zeno che. Non sarai più tu il condottiero? No, no, basta, eh, l'esperienza è stata fatta, purtroppo non è finita bene, gli altri anni non è stato meglio, ma la società stessa sta cambiando diverse cose, quindi siamo in evoluzione, quindi è giusto cambiare tutto quanto. Cioè, mi dai una notizia, eh, adesso proprio a calcio d'estate, noi siamo sempre, a, eh, tra poco poi sentiremo il nostro Attilo Fabri che ci farà la carriera delle notizie, questa però avrei preferito non sentirla, ti devo dire la verità, in tutta onestà. No, no, vabbè, poi le cose sono esperienze, si passano, si fanno, poi magari ricapiteranno, però per crescere bisogna fare e andare avanti e bisogna capire quando è il momento che bisogna andare avanti, perché sennò poi si ritorna a fare sempre gli stessi errori. Però resterà in seno alla società perché tu sei anche vicepresidente. Sì, sì, ma ti dicevo la società sta cambiando anche in diverse altre cose, quindi daremo queste notizie più avanti anche alle ragazze, quindi non è neanche magari giusto darlo in questo momento. Beh, certo, se le devono ancora sapere prima le ragazze, è chiaro. Certo, certamente. E allora, insomma, eh, avete però avuto eh, Sabrina anche quest'anno l'onore di giocare nel Tempio del Calcio di Rimini no? perché giocare a Romeo Neri è sempre un'emozione particolare. Tra l'altro eh, diverse partite, praticamente mi sa, quasi tutte eh, le avete giocate subito dopo eh, la Rimini Calcio. Quindi, insomma, anche con lo stadio e con i tifosi che sono rimasti a incitare le ragazze mentre facevamo il riscaldamento, molti sono rimasti anche a vedere le partite, quindi insomma qualcosa di buono c'è stato. Sì, assolutamente sì. È, giocare e allenarsi allo stadio è sempre. Fantastico, è un clima, un po' più come hai detto, è te, un tempio di Rimini, quindi siamo più che orgogliosi di allenarci e giocare lì. E, sì, quasi tutto il giorno di ritorno abbiamo giocato dopo il Rimini FC, quindi eh, diciamo che è andato molto bene. Da un punto di vista ambientale, sicuramente insomma il top. Sì, esatto. Benissimo. Io vi ringrazio. Grazie quindi alla Femminile Rimini Calcio, un applauso e speriamo insomma, che i cambiamenti portino qualcosa di più positivo per una realtà comunque sempre bella che ci piace sempre raccontare, sempre insomma eh, rappresentare la nostra vicinanza come Icaro Sport anche io a livello personale a questa bellissima realtà in bianco rosso che rappresenta i colori di Rimini in giro per Italia con le nostre ragazze. Grazie ancora, grazie presidente, grazie Zeno vicepresidente. Elenatore di missionario purtroppo insomma abbiamo sentito. A questo punto finestra prima di passare alla terza categoria Rimini sulla eh, terza categoria delle Marche perché chi chiamiamo sul palco? Chiamiamo il gradare a calcio. Il gradare a calcio che dovrebbe essere qui. Perché abbiamo una squadra che tra l'altro segue sempre calcio.basket, perché insomma abbiamo ricevuto tantissimi messaggi. Buonasera ragazzi, buonasera ben arrivati, buonasera complimenti. Abbiamo anche l'infortunato, buonasera. <ride> Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, bentrovati, buonasera, finalmente ci vediamo, ci conosciamo anche di persona perché dicevo insomma eh, tanti tifosi e, e gli stessi immagino anche i rappresentanti della eh, società insomma eh, ci hanno chiesto più volte durante l'anno insomma parlate di noi, fateci eh, vedere, eccoci qua, eccoci qua nel momento clou arriva la promozione ed ecco puntuale con Calcio d'estate eh, la eh, vostra partecipazione. Allora, raccontatemi un po' la stagione, in, iniziamo... Iniziamo da te, poi voglio sentire tutti perché è stata una bellissima stagione la vostra. Va bene, eh, grazie mille innanzitutto. Eh, il Fanano diciamo che ha un eh, Gradara, Fanano eh, ha un, eh, uno zoccolo duro che va avanti da tanti anni. Il gruppo sicuramente è stato il volano di, questa, di questo campionato. Eh, mh, la, le partite in casa hanno fatto sicuramente la differenza nel corso del campionato, nonostante tutto eh, il girone ci ha eh, presentato delle trasferte impegnative su tutto il territorio anche nella provincia interna. E sicuramente gli, eh, tanta gente di esperienza, il nostro Bomber Matteoli e il, il nostro miglior giovane. Tommaso D'Angelo e Ciccotost Andrea, che è stato giudicato il miglior giocatore del campionato, sono alcune delle singolarità che sono venute fuori per poter arrivare a questo risultato sicuramente molto impegnativo e ambito soddisfacente. Per tutti, per la società. Grandicelli, il nostro direttore sportivo, spero che sia soddisfatto della nata dei ragazzi. Andiamo, andiamo, sì, ecco, bravo, bravo. Adesso, tra poco ti lascio i microfoni così <ride> allora andiamo, andiamo a sentire se eh, la dirigenza è contenta di, di quello che è accaduto. Immagino di sì, perché insomma il risultato c'è stato, quindi ci sarà anche la contentezza. Sì, sì, assolutamente soddisfatti per l'impegno e sicuramente i risultati che erano quelli che ci eravamo prefissati sin dall'inizio. Soprattutto, noi ringraziamo i ragazzi appunto, per l'impegno e la continuità con il quale hanno. E partecipato tutta la stagione con grande presenza negli allenamenti e grande serietà poi quando erano i momenti importanti, perché poi è quello che conta: essere pronti quando il momento è importante. Lo siamo stati e quindi ce l'abbiamo fatta. Bene, adesso allora, direttore, eh, una nuova categoria si va in seconda e quindi si parte sempre dal mercato interno, quindi grandi conferme. All'interno con, eh, ovviamente come diceva Mirko, lo zoccolo duro, chi porta avanti questa squadra da, da tempo, poi magari cercheremo di mettere qualcuno che abbia un po' la categoria nelle corde, cosa che ci è mancata qualche anno fa, quindi miglioreremo, cercheremo di migliorare da quel punto di vista. Benissimo, allora raccontiamo qualcosa in più anche su questa stagione perché è un campionato che noi abbiamo seguito di meno perché seguiamo la terza eh, Rimini principalmente però insomma abbiamo l'occasione anche proprio per farvi raccontare un po' anche il livello di questo campionato che credo sia un livello importante Beh diciamo che il, il campionato è, di un, è piuttosto impegnativo già l'anno scorso abbiamo provato a vincerlo e Fino a un certo punto della stagione eravamo davanti, poi dopo nella seconda parte abbiamo avuto qualche difficoltà e purtroppo è andata male, quest'anno invece siamo rimasti molto uniti e, abbiamo, e siamo riusciti a, portarle, a portare a casa il nostro obiettivo che, di cui siamo estremamente contenti. Benissimo, allora sentiamo i protagonisti in campo. Iniziamo dal, dal giovane, eh, che insomma è il, è il futuro, ma anche gli altri, perché cioè, sono giovani anche gli altri, quindi insomma li vedremo in campo anche, anche nella prossima stagione. Allora, che stagione è stata? Fammi un passettino avanti perché hai un po' di ombre sul volto, ok? No, che è stato molto divertente questa annata, è stata molto complicata anche dal livello di, vista, eh, di allenamenti. Perché comunque era impegnativa, erano squadre ostiche, era molto. Era molto difficile, poi dopo comunque il gruppo ha fatto la parte, c'è so, sempre lo zoccolo duro come dice Grandicelli che porta avanti il gruppo e che comunque dà una mano, è sempre di conforto, ti aiuta e cerca di essere al tuo fianco sempre. È il primo anno che sono nelle Marche, dopo che avrò passato al San Bartolo, eh, quindi in terza categoria della Romagna, e non me l'aspettavo così difficile, però, alla fine ce l'abbiamo fatta. È una grossissima soddisfazione. Sia per aver ricevuto il premio come miglior giovane che per aver fatto parte di questo gruppo molto bello. Hai salutato i tuoi amici del San Bartolo? Sì, li, ho salutati, li ho già salutati prima e, e sono molto contento che siano anche loro qui. Ecco, sentiamo un po', un po' anche di tifo, anche un po' di tifo per i giovani. Miglior giocatore della categoria. Insomma, un bel riconoscimento. Ringrazio chi mi ha votato, è, è sempre bello ricevere premi, sia che siano di minor importanza come di maggiore importanza, è sempre bello ricevere premi, e il campionato come dicono tutti non è mai facile vincerlo. Eh, io sono, purtroppo sono, riuscito, sono entrato nel girone di ritorno eh, devo dire grazie ai ragazzi che durante tutto l'arco dell'andata sono riusciti a rimanere sempre attaccati lì alla vetta o comunque davanti. Eh, con un, anche con un pizzico di mio contributo ci è riusciti a arrivare al raggiungimento di questo obiettivo. Eh, strafelici, strafelici, speriamo. Devo dire grazie anche a qualche innesto nuovo che è arrivato in squadra che ci ha dato una grossa mano, alcuni giovani, alcuni di esperienza. E niente, speriamo che il prossimo anno riusciamo a portare avanti insomma, questa, queste belle cose che ci sono venute quest'anno e insomma, di arrivare almeno nei playoff poi dopo. Eh, ogni anno è un campionato a parte quindi, quindi non solo rimane ma addirittura vuole il playoff complimenti bene hai detto se devo rimanere almeno rimango per giocare i playoff insomma mi sembra un discorso giusto che ci sta Bomber quanti gol? 11 gol lo so per mangiare ce l'aveva in scaletta ma per fartelo dire insomma era così per... eh, pesanti 11 pe... ma pesanti è, diciamo, è l'emblema di una squadra che ha vinto nel, nel suo complesso, cioè 11 gol per un attaccante di una squadra che vince un campionato. Non sono un numero elevato, ma sono un numero che, unito al, all'apporto di tutti i giocatori, hanno fatto sì che eh, in questo ennesimo tentativo di risalita sia filato tutto liscio e abbiamo raggiunto l'obiettivo prefissato appunto a inizio anno, come detto. Ecco, l'anno prossimo per arrivare però ai playoff di seconda ce ne vogliono di più. Ne, ne servono di più, <ride> lavoriamo per, per migliorare, per appunto mh, per soddisfare le, le esigenze della <ride> compagni per eh, raggiungere i playoff. Intanto fare una stagione tranquilla, se così si può dire. Si può dire. Però ecco, mh, mai fermarsi e, e cercare di raggiungere il massimo possibile. Il gol che ricorderai di questi 11, se ce n'è uno in particolare che ti è piaciuto, che ti è rimasto nel cuore e ti rimarrà nel cuore? La, la vittoria in casa con il Sant'Angelo per 1-0, una, una squadra a noi sempre molto ostica, una partita difficilissima. È un gol arrivato in un momento di, di sofferenza. È un gol che ci ha portato tre punti che hanno diciamo, dato inizio alla nostra scalata e al nostro raggiungimento dell'obiettivo. Benissimo, allora Chiara a te il microfono per la consegna delle targhe ai vincitori. Passo davanti, allora premiamo il miglior giovane Tommaso D'Angelo, un applauso. Ti tengo il, no, il top player, mi sposto di qua, Andrea Cicotosto, voilà. e il capocannoniere Andrea Mattioli, prego, grazie a voi. Grazie. Allora prima di congedarvi, allora ha testato davanti davanti ecco così tipo come quando uno fa le foto segnaletiche una roba del genere no, non so. si sa insomma si vede nei film dai perché c'è la foto ovviamente di Ritto e però dobbiamo ovviamente ringraziare il mister che questa sera non è qui con noi che però insomma qualche, qualche merito ce l'ha no ringraziamo appunto il mister Stefano Vagnini per aver mantenuto una grandissima costanza, è stato il primo sicuramente a dare l'esempio e... e speriamo che lo, lo dia anche il prossimo anno. Confermato, confermato eh? Sentiamo la conferma ufficiale? Confermatissimo, conferma. Adesso siete obbligati eh? Sì, 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 già in tempi non sospetti, già da tempo era confermato. <ride> ok, non è una notizia quindi? No, no, eh. niente di nuovo. Benissimo, allora grazie bo in bocca al lupo per la prossima stagione, grazie al Gradare a Calcio! E adesso arriviamo, iniziamo con le società della eh, terza categoria, Rimini, iniziamo con la quattordicesima classificata, l'USD Taverna Monte Colombo, con 15 punti. Ecco qua che ci raggiungono, però pari merito, eh, quindi, pari merito quindi è un 14-13 eh, qui, perché è solo una questione di eh, buonasera a tutti, buonasera mister buonasera mister Fernando Ferdinando. Ferdinando? sbaglio sempre tutte le volte sbaglio sempre eh, Dico mi memorizzo Ferdinando e poi no Ferdinando Ferdinando che è nome particolare al quale però mi ha detto mister quando sei venuto a calcio.basket tieni in maniera particolare proprio così esatto è vero Era allora il nome del nonno è... e giustamente bisogna portare avanti la tradizione esatto. allora raccontami un po' questa stagione perché quest'anno Qualche soddisfazione ve la siete levati rispetto all'anno scorso? Non mi fare quella faccia subito così. Eh? Poteva andare meglio. Poteva andare sì. meglio. Però, io sono contento. Sono contento perché ho visto dei progressi da parte dei ragazzi. Eh, abbiamo lavorato bene, secondo me. Eh, possiamo solo che migliorare. Eh, spero di essere ancora io l'allenatore per il prossimo anno. Dopo, sentiamo subito. Eh, non Sentiamo. Lo so, eh, sentiremo, però eh, spero di essere ancora io e di continuare con il lavoro che è stato iniziato dagli anni precedenti. Eh, sono molto contento dell'impegno da parte dei ragazzi, sia i più grandi che i più giovani. Eh, abbiamo una squadra secondo me molto giovane, eh? Eh, quindi in prospettiva futura... Eh, si deve solo migliorare, insomma. Ecco. Hai dovuto insomma, dare una mano in campo spesso oppure no? Eh, un po' di volte sono entrato. Ogni tanto. Ogni tanto. Ogni tanto, Ogni tanto. ho fatto anche un gol. un gol. Un gol? Sì. Facciamo un applauso al Mister che ha fatto anche il gol perché. Grande Mister, grande Mister. Allora sentiamo subito sulla conferma perché qua non vorrei stare sulle spine perché il mister è ormai è un'istituzione, eh? ormai il mister è un'istituzione, non si può fare senza, senza questo mister. Infatti è eh, bravissimo, il mister è bravissimo perché capisce i ragazzi, capisce anche di calcio diciamo. Beh, me l'hai detto, capisce di calcio. No capisce di calcio, volevo... no, capisce il calcio certo. però... Non arriviamo ai livelli logicamente molto alti e io posso dire solo grazie al mister e ai ragazzi, anche quelli che mancano. Benissimo, chiaramente oggi ci sono questi ragazzi in rappresentanza di tutta la squadra, però non, non mi hai risposto alla domanda. Sì. perché Rispondo io, rispondo io, è riconfermatissimo. Ah bella, conferma. È evidente, è normale. <ride> è già, è già fatto. È fatto? Mister sei contento? ha già firmato dire, se, ah, ma allora l'aveva già firmato allora no, ha fatto no, tutto no, scena ho no, firmato se è così eh, mi danno una buona notizia insomma ecco. no, adesso, adesso cioè, per farla proprio dire, adesso ci penserò come fanno un po' quelli no, che se la tirano un po' no. adesso va bene adesso prenderò in considerazione questi poti no già a posto Dì, se, se, se per loro va bene io do la mia disponibilità insomma ecco. Perfetto, per loro va bene, quindi confermato. Va benissimo, ha migliorato anno per anno e quest'anno migliorerà ancora certamente. Benissimo, giusto la conferma, era giusto che no? perché il mister se la, se la merita. E poi dicevamo, sì, giustamente, si può fare di più, si può fare sempre meglio. Però, insomma, io ricordo anche il campionato passato, rispetto a quello, un'altra un roba, c'è cioè un'altra vita. Siamo quintuplicato, eh. <ride> due punti di due anni fa, 15, dai, ci siamo. Quindi direi, direi che il miglioramento c'è stato. È stato netto. Adesso il prossimo anno dai, ci toglieremo qualche soddisfazione. Ci proveremo, dai, insomma. Poi se il mister fa un po' più di gol, dovesse, dovesse riuscire a fare un po' più di gol. Vogliamo ricordare anche che il mister è, pa è patentato adesso? Ha preso il patentino. Eh, beh, giustamente, giustamente. Eh, cioè, nella, nella professionalità del mister c'è anche il patentino. E eh, certo, certo, certo. Quindi... Allora, raccontatemi un po'. Vi ha soddisfatto questa stagione così e così come ha detto il mister? Siete contenti comunque di aver fatto questi progressi? Sì, sì, siamo contenti. Poteva andare meglio. Io personalmente sono arrivato a stagione iniziata, quindi a dicembre. Quindi sei uno degli elementi che ha contribuito a far aumentare il tasso tecnico della squadra? Se si può dire così, sì. Tutte e due dicembre, tutte e due, due quindi? Dalla stessa, Dalla stessa squadra. Da dove siete arrivati? Dal Coriano. Dal Coriano. Quindi due rinforzi del coreano che hanno aiutato, hanno aiutato, lo chiedo agli altri, perché ovviamente sì. Eh. Hanno aiutato, sono bravi, sono giovani, hanno... sono molto bravi. Ma li confermiamo, anche loro li confermiamo? Beh, questo qua non si sa, eh. Emanuele lo confermiamo. Ci state pensando ancora, va bene, giustamente. Beh, <ride> qualche volta mi ha lasciato anche la fascia, quindi <ride> sono contento ringrazio il capitano e il mister perché mi ha fatto giocare molte partite anche dall'inizio, dato che sono arrivato da poco, comunque è un buon risultato per me. E come piace sentire i giovani perché sono, sono più eh, dicono le cose vere insomma, non, non, non c'è ancora quella, quella cosa, insomma, quella, quella politica, com'è il mister? No, è, è bravo il mister cioè ci ha fatto giocare tutti, dai abbiamo, nonostante vari problemi, così però, Dai, abbiamo giocato, abbiamo giocato tutti. E, e come attaccante, com'è? Eh, dai. No, no, dimmi, dimmi, dimmi stiamo, Siamo qui, ti ascoltiamo. Eh, siamo tra amici. No, è... era pace. Era pace, era. era, pace, era... <ride> è brutto dire da giocatore, no? No, vabbè, non te lo faccio dire, dai, non te lo faccio dire. Giudizio sul mister che poi ti mette in panchina, e non lo vedi più dopo il campo. Eh. A meno che non siate in 11 e il mister non se la senta <ride> di scendere in campo. <ride> Allora, eh, siamo al momento delle premiazioni, Chiara. Allora premiamo il miglior giovane, Diego Mossoni. Immagino eh, che debba a ritira, lo ritira lui. Il top player Emanuele Francolini. Eccolo qua, Emanuele. E il capocannoniere Andrea Berardi. Lo ritira, lo ritira lui. Un applauso, grazie. Allora, anche per voi. Foto segnaletica, ecco qua, ci mettiamo, ci mettiamo anche noi vicini. Ecco qua, pronti per la foto ricordo, già, già fatta, perfetto. Il nostro Giuseppe, velocissimo. Grazie, abbiamo Beppe per quanto riguarda la, la regia, e Giuseppe. <ride> per quanto riguarda le fotografie. Grazie, un applauso al Taverna Monte Colombo. Buonasera. Buonasera, alla squadra del presidente. Giovanni Fantini, allora andiamo avanti con l'SD per la Verde Calcio Riccione, 15 punti, 13 posto, chiamiamo qua, so che ci sono due ragazzi che sono in rappresentanza di tutto il club, allora li vogliamo qui insieme a noi. Buonasera, buonasera, ben arrivati, buonasera, allora raccontatemi un po' la vostra stagione. È stata una stagione molto difficile, abbiamo fatto pochi punti, pochi punti 15 punti e proveremo a fare di meglio il prossimo anno. Vi aspettavate qualcosa in più, visto l'organico e tutto quanto? Oppure... Sì, ci aspettavamo qualcosina di più, purtroppo abbiamo buttato via un po' di punti per strada, per errori nostri più che altro. Ecco, Che cos'è che vi ha penalizzato? Più diciamo, errori dei singoli, più alcune situazioni di gioco, infortuni? Più che altro al primo errore prendevamo gol e dopo abbassavamo la testa e non riuscivamo a recuperare. È stata un'annata così, dai, abbiamo fatto pochi gol. E alla prima occasione gli altri ci segnavano. Mi sembra che è una squadra piuttosto giovane, quindi forse quando poi si prende gol magari anche il morale va un po' sotto i tacchi e si fa più fatica. Fatica, sì, però dovevamo fare sicuramente meglio e vabbè ci rifaremo il prossimo anno. Benissimo, benissimo. Allora, Chiara, a te il microfono per la premiazione. Sì, per la vera del calcio premiamo il, migli il miglior giovane Davide Salvatori, okay. il top player Luca Frutti, sei tu, e poi consegnerete al capocannoniere Marco Zumella. Benissimo, allora gira anche quella. Gira anche quella, mettiamoci anche noi vicini, ecco qua. Pronti anche per la foto, anche noi perfetto? Complimenti, grazie alla Perla Verde Calcio. E allora adesso abbiamo tre squadre che sono assenti però di due chi ci ha fatto pervenire la scheda citiamo i migliori giocatori allora partiamo con la dodicesima in classifica con 18 punti la SD giovane alta Valconca miglior giovane Manuel Tamburini top player Giuseppe Ottaviani e capocannoniere Giuseppe sempre Ottaviani sempre lui. Per quanto riguarda invece l'ASD, Gatteo Mare, 24 punti, non ci è pervenuta la scheda. Eh, al decimo posto, l'Atletico Marecchia con 26 punti, miglior giovane Stefano Gabrielli, top player Daniele Vannucci e capocannoniere Mirko Celli. Possiamo fare un applauso cumulativo a tutti loro. Per un impegno. Diciamo imprevisto, non sono riusciti a partecipare i dirigenti della Virtus San Mauro Mare. 29 punti, non opposto posto con il miglior giovane Simone Brunazzi, il top player Domenico Altieri e il capocannoniere Andrea Ricci con 12 reti. Li aspettiamo uno dei prossimi martedì qui al fronte mare per appunto la consegna anche a loro dei nostri diplomi. E poi andiamo avanti con l'ottava classificata, la Montefiorese: 32 punti, scheda non pervenuta, così per la settima in classifica con 36 punti la Santagatese. Assente invece il Gemmano, 43 punti miglior giovane Riccardo Masini top player Alessandro Raggini capocannoniere Andrea Muccini con 12 reti. Assente anche l'Atletico Viserba, 45 punti e quinto posto con il miglior giovane Florian Molla, il top player Davide Petrucci e il capocannoniere Mattia Briganti con 14 reti. Poi abbiamo al quarto posto il canone Monica con 50 punti, miglior giovane Samuele Contucci, top player Samuele Valentini, capo canoniere Simone Caminiti con 14 reti. Anche in questo caso un applauso cumulativo perché adesso saliamo sul podio. E allora chiamiamo, adesso sono tutte e tre squadre che hanno centrato la promozione in seconda categoria, quindi applauso ancora più vigoroso quando le chiamiamo sul palco il San Bartolo Gabice Mare. 56 punti, finale di Coppa di terza categoria che andrà in onda subito dopo questa serata, quindi tutta una serata questo mercoledì su Icaro TV dedicata al calcio di terza categoria. Ecco qua il San Bartolo con eh, tutti i ragazzi presenti, con il Mister, intanto che si piazzano anche i ragazzi che poi andremo a sentire. Eh, mister, raccontami, fammi un passo avanti anche tu, ecco qua, raccontami un po' questa stagione. Allora, eh, diciamo che è stata una stagione secondo me fantastica perché avevamo come obiettivo la promozione e promozione è stata. Al di là che siamo arrivati secondi in campionato e abbiamo perso una finale di coppa, quindi l'obiettivo è stato raggiunto e siamo veramente contenti pensando a tre anni fa come eravamo messi senza un settore giovanile. La storia di questi ragazzi, di questa società, di questo gruppo la conosciamo solo noi che siamo all'interno, quindi veramente complimenti ai ragazzi, alla società, a noi, a tutti. Benissimo, grazie mister, allora andiamo a sentire i ragazzi che, ai quali chiedo di raccontarci un po' la stagione. Allora, buonasera a tutti, io sono il presidente del San Bartolo. Ti avevo riconosciuto, sì sì. Io come, come presidente devo ringraziare in primis uh, i ragazzi, i ragazzi che hanno uh, in questi tre anni comunque contribuito a questo obiettivo. Noi siamo, dal 2012 è nata questa società e quindi è un, un ottimo risultato. Secondo, ma non per ordine, ma al mister, che negli ultimi tre anni forse senza di lui... Tutto questo entusiasmo nella società non sarebbe stato possibile raggiungere l'obiettivo e anche tutti i dirigenti che mi hanno aiutato comunque a portare avanti la squadra. Quindi devo fare i complimenti anche a loro soprattutto. Benissimo, poi dopo Presidente tornerò perché dobbiamo sentire anche la conferma del Mister. Insomma abbiamo già sentito qualche dichiarazione, poi la risentirete dopo in chiusura, quindi voglio sentire se è stato sciolto l'enigma. Allora, raccontatemi un po' qualcosa di questa stagione. Ah, niente, è stata una stagione piena di alti e bassi, eh, però dopo io e tre anni che sono qua... Eh, più, più alti che bassi però diciamo, più dai! alti che bassi, <ride> ci siamo ripresi, ci vogliono anche quelli in una stagione. E Niente, dopo tre anni, ogni anno ci siamo sempre andati vicini e quest'anno abbiamo ottenuto il risultato. Sto e questa, questa era la cosa importante, perché insomma bisogna no, crederci fino in fondo e voi l'avete fatto. Sì, beh, per me è stato il primo anno in terza e non è stato facile perché comunque si ho saputo che e si è visto anche il livello dei, delle squadre che erano secondo me tutte attrezzate ed è stato un bel campionato prima di tutto quindi è stato un peccato non aver vinto nulla però l'obiettivo è stato raggiunto e quindi va bene così c'è un po' di bene, marico, so. ecco. vabbè il riferimento non alla finale di Coppa di terza però sì sì e siamo, cioè, abbiamo giocato una finale che non è facile al Romeo Neri però va bene così l'obiettivo è stato raggiunto quindi tutti contenti ecco questa è la, eh, la, la cosa più importante, ma vi aspettavate un livello così alto? Perché secondo me quest'anno, io ricordo l'anno scorso quando eravamo qua a Calcio d'Estate, insomma tante società insomma, ancora non sapevano, neanche si sarebbero iscritte, addirittura c'è stato un momento in cui si pensava che non eh, si facesse neanche più la terza Rimini, che sarebbe stata fusa con un'altra terza, insomma andando verso Cesena, insomma quindi eh, c'era un rischio concreto. Alla fine invece è venuto fuori un campionato, è un bellissimo campionato. Come? Il Campionato è stato molto bello e ce lo aspettavamo che fosse così alto perché in realtà ogni anno le squadre arrivano, ci sono, si formano e sono tutte molto preparate. Io, da vicepresidente, mi associo ai ringraziamenti fatti dal presidente perché a tutti i ragazzi e tutti quelli dei dirigenti staff sono stati veramente bravi e attenti. Quindi, grazie. Allora, ragazze. Sì, no, no, è stato un anno molto intenso, e però come gruppo abbiamo sempre remato tutti dalla stessa parte, anche qui i ragazzi che non sono presenti comunque dal primo all'ultimo tutti i 25-26 quanti eravamo, abbiamo remato dalla stessa parte e alla fine i risultati si sono visti, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, per me è un, un gran motivo d'orgoglio visto che sono qui da sei anni, da quando è stata fondata la squadra e come anche per qualcuno qui dei ragazzi. E niente, siamo molto contenti. E eh beh ci voleva anche perché insomma anche un po' di sfortuna, anche ricordiamo l'anno scorso, insomma ricordiamo bene la vostra stagione. Insomma, alla fine eravate stati lì, poi la penalizzazione e tutto quanto. Sì, dal punto di vista personale è stata una stagione difficile perché ho saltato praticamente cinque mesi dall'inizio della stagione per un infortunio. Sono arrivato diciamo nel momento più divertente, nel momento in cui era ora di carburare. E di fare l'ultimo passo. Purtroppo abbiamo avuto qualche defiance dopo essere arrivati i primi, forse la pressione, abbiamo fallito, diciamo, forse la partita più importante perché quando poi arrivi lì è più difficile restare che, che rincorrere. E dopo, quindi, c'è qualche rimpianto più per la sconfitta del campionato piuttosto che per la finale di Coppa perché secondo me potevamo vincere il campionato però comunque l'obiettivo prefissato all'inizio dell'anno era la promozione, noi l'abbiamo raggiunta e quindi bene così, va benissimo. Che cosa rimarrà dentro di questa stagione? Che non abbiamo vinto il campionato. Vabbè, un qualcosa di un pochettino più positiva magari? No, abbiamo raggiunto l'obiettivo, <ride> però ci tenevamo tanto a vincere il campionato, tra parentesi ce l'avamo quasi fatta, abbiamo perso una partita incredibile a San Mauro, che il campionato l'abbiamo perso lì, se non, non avremmo mai perso il campionato, se non perdevamo una partita incredibile, ma purtroppo è andata così, e c'era Marico perché vince il campionato, sarebbe stato molto molto più bello per questo gruppo, che sei anni che siamo insieme, insomma, siamo quasi una famiglia, però va bene lo stesso, abbiamo raggiunto l'obiettivo, lo vinciamo altrettanto, dai. Beh, dopo sentiamo col presidente se gli intenti sono quelli. Allora, volevo sentire prima te per chiudere, poi con il, con il bomber. Allora, cosa mi vuoi aggiungere? Cose, co vuoi fare un'intervista doppia col bomber? No, no, no. no, no. <ride> no, no. Dopo <ride> escono fuori delle robe che non vanno bene. Prima no, no. una alla volta va bene. Una alla volta. Allora, il bomber lo lascio per ultimo. La nostra forza è il gruppo. Giusto? Dai, gruppo. ci abbiamo fatta stanno Sei anni che remiamo, dai. Vai Bomber, Sono la carica, Bomber, toccatevi, fammi un passettino avanti, via. fammi un passettino avanti Bomber. Ah, per, eh, giust, è giusto, è giusto, perché... Per educazione. Eh, allora, no, lui è alto 2,10 m, sappiate, non è che sia io basso, è lui che è molto alto. No. Bomber, allora, dimmi tutto. hai fatto sicuramente una bella stagione anche quest'anno, ma del resto non, sei, non, è, non è una novità. E il gol che ti rimarrà nel cuore? Il gol che mi rimarrà nel cuore è Montefiore. Montefiore il secondo, il secondo che ho fatto, il più bello di quest'anno. Com'è stato? <ride> Ibrahimovic, no, eh, no una, un lancio, un cambio di gioco eh, Insomma di un mio compagno, un centrocampista. Eh, io ho visto questa palla che mi è cade... No, 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 no. Come no? Allora qui, Lui dice, è, è stato lui. Mi sbaglia gol, quello prima, merito suo. L'altro non ti ricordi l'assist che è stato? No, che è stato? no, era Misa Milo, Mancini. Milo Mancini no, un, bel, un bel lancio, e niente. Io questa palla che cadeva dall'alto di prima gli ho dato forte da una quarantina di metri. È andata sopra la testa del portiere, che non ci ha potuto fare niente. Un euro gol, insomma, eh? un euro gol, un euro gol. <ride> allora, tu sei soddisfatto di questa stagione? Poi è vero, sì, giustamente abbiamo sentito, c'è un po' di rammarico, la vittoria del campionato, il campionato che è sfuggito, la coppa, la finale di coppa. Insomma, chiaramente qualcosina in più si sarebbe potuto fare. Ma insomma, alla fine, comunque diciamo che anche giocare una finale quando tutte e due le squadre sanno già di essere su, eh, permette anche di giocarla con eh, diciamo, lo spirito proprio di. Non dico insomma un amichevole, no? però comunque senza avere quell'oppressione quell no? che bisogna vincere a tutti i costi perché se no non si va più in seconda. Beh certo, sicuramente il fatto che i delfini avessero già vinto il campionato e noi eravamo in finale con loro, sicuramente ci ha un attimino rilassato e abbiamo diciamo, passato l'ultimo periodo un po' più tranquilli rispetto al resto della stagione, che l'abbiamo vissuto un attimino in maniera un pochettino un po' più. Diciamo non nervosa, ma un po' più tesa, diciamo. Dai. È stata una bella partita anche lì a Romeo Neri, ci siamo divertiti. È una cosa bella arrivare lì è bello anche per un giocatore che gioca in Terza Categoria, presentarsi davanti a uno stadio del genere con tutta la tribuna piena. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Noi ci siamo arrivati e siamo orgogliosi di questo. È verissimo, tanta gente poi ha fatto anche il gol, ma ormai era troppo tardi. Cioè, ci I buoi erano scappati dal recinto ormai <ride> Me, meglio sì o i delfini erano scappati. Da, 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 I delfini erano andati, <ride> andati a largo. Erano già andati a largo, sì. Benissimo. Allora, Chiara il momento delle premiazioni per eh, il, il eh, San Bartolo. premiamo il miglior giovane Filippo della Martera. Che oh, non c'è, okay. il bello. <ride> Il top player Gonzalo David Ponce. Sì. Okay. Sì. l'ho detto bene. Brava, brava Chiara. <ride> Grazie. <ride> e il capocannoniere Filippo Piva. Non c'è. Lo diamo al presidente. Un applauso, direi. Applauso anche. Foto diritto, foto diritto. Io mi metto di qua questa volta. Vediamo, mi metto qua vicino al bomber. Così vedono tutti quanto, quanto, quanto sia alto. <ride> ecco qua. Il nostro Giuseppe Colonna è pronto? Mister? Sì, le che le tiene a posto le mani, Guarda, è lì, è lì a barbicato al presidente. Perché prima di, prima di mandarvi via, presidente, cosa fa sto, mister? Io firmo il contratto qui. Se mi date una penna, io firmo. Dipende tu sei già pronto lui. dipende tutto da lui, sì. Mister, allora. No, diciamo che dai. Se devo essere razionale, e seguire la mia idea di calcio, secondo me, il calcio è fatto di cicli. Quindi dopo tre anni che i ragazzi mi hanno dato, io ho dato, secondo me le strade si dovrebbero separare. Però poi c'è l'altra parte che è il cuore che vediamo mi sta trattenendo molto e sono sincero, sono molto indeciso. Quindi ancora ci vedremo col presidente, che c'è un rapporto prima di presidente e allenatore, c'è un rapporto di amicizia che ci lega da tanti anni, quindi vediamo insieme cosa succederà. Beh, un 50% mi sembra proprio un 50 no? tra eh, cervello e cuore. Sì, sì. sicuramente io faccio diciamo, le mie congratulazioni a lui per quello che ha fatto fino ad oggi. Dovevo ringraziare anche il suo secondo, a Marco Bocchi, che questa sera non è potuto venire ma era doveroso ringraziare anche lui. E per quanto riguarda il mister, eh, come ho detto prima, per me è confermatissimo, poi vedremo. Non lo voglio neanche trattenere, quest'anno gli ho dato l'opportunità di andare a prendere il patentino per diventare mister per la seconda categoria. Forse ce lo aspettavamo, però deve scegliere lui alla fine. Sono contento per qualsiasi cosa scelga di fare. Benissimo, grazie. Intanto vi mando al posto per il momento perché adesso, dato complimenti al San Bartolo, eh, Gabicce Mare, 56 punti come 56 punti ha il Pennabilli Calcio. Ecco qua con i dirigenti che ci raggiungono sul nostro palco. Buonasera, buonasera. Ragazzi, sempre tutti impegnati con questi artisti in strada. No? È tutto lì il paese in questi giorni. Il paese è tutto lì. È tutto lì. Tutti gli anni lo so che in questo periodo qua c'è sempre come... o la preparazione o ci sono proprio gli artisti in strada, proprio in quei giorni, nei nostri giorni, oppure c'è qualcosa da chiudere. Eh, siamo sempre così noi eh, una volta di qua, una volta di là, eh, cerchiamo dai, di, di fare del nostro meglio. Poi dopo. Beh, anche perché è una vetrina importante per il paese, insomma, è uno di quei momenti belli, del, dell'anno in cui ci si, riunisce, ci si riunisce, tutti. Poi siete un paese unito insomma, durante tutta l'annata. Però raccontiamo questa annata, perché è stata un'annata, innanzitutto, che vi ha portato in seconda categoria. Noi abbiamo iniziato con la R rispetto, e alla fine abbiamo finito con la F, fantastico. <ride> Questo è stato per noi l'anno più bello. Dai. Nata cinque anni fa con dei ragazzini, Il mio figlio, suo figlio, si sono presentati un giorno davanti al presidente, vogliamo fare una squadretta di terza, che poi eh, tutti i ragazzini di 16-18 anni. Quest'anno siamo riusciti all'obiettivo, andare su in seconda, un miracolo fantastico, Certo che con questi. Sta indicando i delfini perché non li vedete da caso. Con questi qui che sono dei rulli compressori noi siamo contenti, molto contenti. Poi aver vinto anche la finale dei playoff contro una squadra che secondo me è fantastica, ostica, loro hanno lottato fino all'ultimo secondo, pur perdendo, ma hanno sempre lontato e sono sempre stati anche, come posso dire, onesti nel campo. Cioè non c'è stato un attrito, non c'è stato. Niente, insomma. All'insieme del fair play, che è, quello, è il calcio che ci piace. Contenti, contenti, contenti veramente. Benissimo, dicevamo, una grandissima annata, una bellissima soddisfazione. Adesso, insomma, si va in seconda. Sì, si va in seconda, cominciano i problemi per noi, perché, come diceva prima Mr. Capio Bianco. A volte i cicli si chiudono, adesso abbiamo un po' di giocatori che forse sono sul viale del tramonto, stanno valutando diverse cose. Quindi vediamo un po' eh, come impostare per la prossima stagione. Anche col mister stiamo ragionando, quindi un po' per volta. Al contrario della riviera, da noi l'estate comincia un po' più tardi, quindi abbiamo ancora un po' più, un po più di tempo. Dai. Adesso abbiamo questo appuntamento importante che è il Festival degli Artisti di Strada, che coinvolge un po' tutti, prende tutti anche i ragazzi. Stasera non, sono stati, non è stato possibile eh, la loro presenza perché sono impegnati nei, nei vari comitati, nei gruppi, nel, nel, hanno impegni vari quindi no, non era proprio possibile. La festa è imminente, quindi non, non c'era la possibilità. Certo, allora io vi ricordo: se volete, se hanno piacere i ragazzi, vi aspettiamo per l'ultima serata, il 26, quel fronte mare. Eh, noi chiuderemo con tutte le categorie e quindi apriamo volentieri una nuova finestra eh, su questa vostra realtà. Grazie, grazie. Cercheremo di per fargli venire il numero così benissimo allora chiara il momento delle premiazioni ovviamente ritireranno loro i premi intanto ve li consegniamo e poi eh, sarete voi insomma a consegnare i ragazzi esatto consegniamo le premiazioni per il miglior giovane Alessandro Balducci il top player Michele Rossi e il capo capocannoniere Bruno Mazzarini ve li consegno tutti e tre li sì. mostriamo lì voilà Okay. Perfetto, ecco qua allora già fatte le foto, grazie complimenti, complimenti ovviamente, un applauso al Pennabilli. Mi dicono che c'è raggiunto il presidente del Taverna Monte Colombo. Lo vogliamo qui sul palco, presidente, adesso sta salutando eh, i dirigenti del Pennabilli. Presidente Fantini la vogliamo qui sul è desiderato sul palco, facciamo un po' come tipo commessa alla cassa 2. Presidente, venga qui, venga qui. Che presidente è un personaggio lo vogliamo qua, lo vogliamo qua. Buonasera, buonasera. Come mai è arrivato tardi, Presidente? I molteplici impegni istituzionali. No, C'erano parecchie cose da fare, poche parole. Sempre, sempre. Sono comunque... Presidente, lei deve sapere che quando c'è calcio d'estate... Eh, lo so, io perché ero abituato a chiudere quando andavo al calcio d'estate. Ecco, gi eh, giustamente. Eh, Sennò avete degli orari un po'... Quindi... E eh, La sera, sa com'è, insomma. Sì, però, eh, come ho detto all'ingresso, dovevo pagare. No? L'altra volta ho pagato e non ho mangiato, quindi... Stavolta non pago, è eh, eh, mio affido, eh, dico, ho fatto bene questa volta. Ha, fa ha fatto bene, il presidente fa sempre bene, fa no. sempre bene. Eh, invece nei, vecchi, nei, nei, nei ai tempi antichi quando si dava più eh, eh, tardi arrivavi, meglio era, capita? Eh, ah, era una tecnica arrivare tardi. una tecnica, nel senso che si, si scambiavano le varie parole e poi se doveva farne fare lo, lo facevi davanti a tutti, no? Giusto, quando gli altri vanno via, eh, quando qui è, no, comunque, si fa l'affare, si compra il giocatore. Mandati mandato i ra validi rappresentanti. Eh. Avevamo il mister poi, eh? eh quindi patentato quest'anno. Patentato e confermato abbiamo detto, eh? No, a parte confermato perché fa anche altri lavori, quindi. Eh, confermato eh, so in tutto, tutto e per tutto. Recupero, recuperiamo anche incidentati, lo facciamo tutto. No, comunque a parte. Abbiamo fatto un buon lavoro quest'anno. Non ci possiamo ricordare. Presidente mi fa morire. Ma fatete morire, Deve, <ride> devi stare al caos. Ci sono dimenticati dei profughi, ma state rovinati ti porto anche quelli, così... Va bene, sono va, bene. va bene. Un di profughi. Avete un gruppettino che gioca nella squadra? No, unico, no uno, uno. uno. No, anche Gli altri tra... fanno il tifo. No, li, fa, li facciamo giocare al centro sportivo, roba del genere. Vabbè, è una bella cosa. Oh, no, no, sono... giusto. Niente, sono comprati bene i ragazzi? Benissimo. Allora, quindi io mi spiace per il ritardo. ma Non si preoccupi. Conosce, sa? Sa, 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 dei molteplici impegni. Arrivo, arrivo, sono un diesel. Arrivo. Grazie Presidente, facciamo un applauso al super presidente. Tutti, tutti, eh. Escusate, grazie. grazie, grazie Presidente. Insomma, forse l'anno prossimo faremo anche il titolo per il miglior presidente, e credo che potrebbe giudicarselo proprio lui per la grande simpatia. Allora siamo quasi quasi alla prima squadra, la squadra che ha vinto il double, come si dice in inglese, quindi campionato e coppa la coppiata, ma prima devo chiamare un altro protagonista, non solo della terza, ma di tutte le categorie, il nostro Attilio Fabbri! Perché? Perché è il momento del calcio calciomercato. Allora Innanzitutto, buonasera a tutti. Notizie di mercato ce ne sono parecchie, ma non le diciamo tutte stasera. No, no, ce le, le, sono, le, molte, le... sono okay, molte. Allora, molte, facciamo molte. innanzitutto due passi avanti, va bene? Mi dica lei, regista, se va bene? Ok, perfetto. Cominciamo subito. Le notizie l'Alfonsine ha confermato il gol come allenatore. ha già fatto degli acquisti: Salamone, attaccante e Bertoni Filippo, difensore. Il nuovo direttore sportivo dell'Alfonsine è il Cerati Giovanni, che viene dal Ronco. Il Sampo Imola al posto di Mariani ha preso l'allenatore Tinti Marco da Sesto Imolese. La Marignanese ha confermato Lilli. Il Faenza ha confermato Fulvio Ascirelli e ha acquistato già il portiere del eh, Enrico Calderoni, ex Sampaimola. Il Castrocaro ha confermato Cassoli e ha già preso due giocatori, Domini e Boschi, la punta del Massa Lombarda. Il Corticella ha confermato Fannetti Franco. La Fia Riccione ancora non ha fatto allenatore, però ha fatto il direttore sportivo che è l'ex allenatore Lepri e adesso è passato di esse. Però ha fatto una cessione molto importante alla Rimini Calcio Serafini Matteo 94. Il Riccione Calcio 1926 ha confermato Angeloni come allenatore. Ha fatto due acquisti, Matteo Sciuni attaccante S. Real Milamare e Viserbella e Giovanni Bonini centrocampista del San Marino. Il Cattolica Calcio, come sappiamo già, ha confermato l'allenatore nuovo Alberto Angelini e Buccolo Giuseppe, direttore sportivo. Il Topio Cocoriano, confermato Zagnoli come allenatore, Cipriani come direttore sportivo, e ha già fatto un acquisto. Lut Ali Rai, centrocampista e sgatteo, questo è molto forte e ha un buon potente calcio di punizione. Il Roncol del Wise è molto attivo sul mercato. Ha confermato Montalte come allenatore, ha acquistato Matteo Bonavitacolo, 89, Pietro in vincolo e Medaglianese. E oggi ha, confermato il bomb ha acquistato il bomber Bernacci Marco, che è molto conosciuto. L'airone, l'Aerone. Sì. esatto. Il Gatteo Mare, Giorgini, Elio, dalla aveva vinto il campionato col Gatteo e ritorna sulla panchina al posto di Pessina. L'Atletic Falco, Ignazio De Amato. Adesso Poggio, adesso Poggio, Atletico, oh, atletico, atletico Poggio, Poggio. Poggio. Poggio, esatto. Infatti Atletico Borgio <sammo> ho segnato De Amato allenatore, il Verucchio Nicolini Davide ès atletico Poggio come allenatore, ma il Verucchio ha fatto anche degli acquisti che vedremo la prossima settimana. C'è una notizia che la macchia, che è il nostro collaboratore, dovrebbe, ha intenzione di rimanere ancora domani a centro, in questi giorni, fermierà, perché c'è diverse società che lo richiedono. Eh lo so, lo so, ci sentiamo. Tra quelle anche la Fioriccione sembra, da voci. Sì, da voci, Fioriccione non solo calcio, insomma è molto ricercato. È molto ricercato, quindi per stasera facciamo basta perché ne abbiamo molte, molte, ma abbiamo molte serate, quindi auguro a tutti una buona estate, un buon calciomercato e speriamo che la società... Collabino che ci dicono i nuovi acquisti che ce saranno molti ce li diranno ce li diranno grazie un super applauso al nostro Attilio Fabri colonna portante non solo ovviamente di calcio d'estate ma soprattutto di calcio.basket grazie Attilio davvero per tutto quello che fai ancora un rinnovo ringraziamento anche in questa sede grazie anche alle società che mi danno una mano collaborano molto e anche nelle prossime serate avremo società che vengono anche da molto lontano tipo Gran Amica tipo Colticello, Cotignola, Alfonsine. quindi il calciomercato non è solo locale, si sta dileguando un po' in tutti i posti. È vero, stasera avevamo anche un dirigente del Sampa Imola che non so se forse si è già andato sì. via, però si è venuto a trovare, è stato sì, molto infatti carino. Infatti sarà presente le prossime serate. Grazie Attilio, Attilio Fabri. E allora adesso siamo pronti? Siamo pronti con la squadra che ha vinto il campionato e la coppa di terza categoria, i Delfini Rimini. Eccoli qua, Mister Muratori e i suoi ragazzi. Buonasera, buonasera, eccoci qua. Buonasera, buonasera. Allora, inizierei da te. <ride> Nel raccontare questa stagione, che direi, insomma, eh, si racconta quasi da sola perché insomma, avete iscritto la squadra, avete vinto il campionato, avete vinto anche la coppa. Non vi siete fatti mancare proprio niente. No, no, quest'anno è andata. Non bene, benissimo, direi. Penso che l'abbiamo meritato, penso che abbiamo giocato un calcio a tratti molto bello, eh, aiutato da giocatori molto molto bravi di categoria superiore, però penso che alla fine si è visto e l'abbiamo vinto meritatamente. Il giusto mix tra giovani molto bravi, molto promettenti e diciamo tra virgolette anziani che hanno saputo fare il loro dovere insomma, in campo, non solo per insegnare ai giovani, ma anche hanno dato un bel contributo, perché insomma, davvero erano forti anche i vostri giocatori. Certo, per quanto riguarda i giovani, noi siamo una società che nasce dai, dai giovani, diciamo, abbiamo un settore giovanile di più di 300 ragazzi, quindi quello è il serbatoio che deve avere una prima squadra come la nostra. Ogni anno devono esordire tanti giovani, quest'anno abbiamo fatto giocare 5-2001, un 2002. Quindi, questo deve essere per forza il nostro marchio di fabbrica: diciamo. affiancarli a dei vecchietti, come dicevo prima, che in questa categoria qui non c'entrano niente. E quindi, Gualtieri, Lisi, Nanni, eh, lo stesso Mela, Baga, L'Oceano in Pochi. E quindi è stato, è stato veramente un mix perfetto. Diciamo. Un mix perfetto che ha portato a questo bellissimo double che insomma era successo anche alla Bella Riva, ma non è una cosa poi così usuale perché capita rarissimamente. Beh, vincere è difficilissimo in qualsiasi categoria. Eh, gioco da qualche anno, insomma, ho quasi 35 anni, quindi è parecchio che gioco. E vincere è molto difficile. Vincere due cose nello stesso anno è molto molto difficile, <ride> quindi è ancora più bello. Benissimo, allora andiamo a sentire i ragazzi, iniziamo la carrellata qua. Eh, cosa? No, no, no. Una battutina, una battutina, dai. Ah, eh, primo anno in prima squadra, è stato bellissimo, grazie ai vecchietti che hanno dato una grossa mano. Io non ho giocato molto quest'anno perché sono stato infortunato per parecchio tempo, però è stato comunque molto bello perché... Ho iniziato a giocare ai Delfini e ritornare in prima squadra è stato molto bello. E... Una bella emozione? Sì, sì, assolutamente. Benissimo, ma voi, voi lì dietro che state confabulando? <ride> si sono nascosti dietro, tu... ormai mi va dietro, dietro il cartellone. Mi volete dire qualcosa? Andiamo dai più anziani. Ah, dobbiamo andare direttamente dai più anziani. Andiamo dagli anziani allora. Infatti, io ancora non ho giocato. <ride> Quindi sono proprio... Fresco eh? No, a parte gli scherzi, ho fatto il secondo a Oscar e devo dire che i ragazzi l'hanno seguito veramente molto bene, dai più giovani ai più vecchi. I più vecchi hanno dato il loro contributo in positivo perché hanno fatto la loro parte, però anche i ragazzi c'è da dire che sono stati fantastici. In allenamento fuori dal campo e con una costanza un impressionante, a volte arrivavamo a 30, 30 persone a allenarci, quindi è stato anche difficile. Però dai, alla fine ci siamo tolti le nostre soddisfazioni. E dire di sì. No? Sì, assolutamente, è stato un bel anno come comunque già detto Oscar, grazie all'aiuto dei vecchietti, noi giovani siamo stati bravi a seguirli. E penso che comunque abbiamo meritato di vincere la coppa e campionato. Benissimo. Vecchietto, vecchietto che abbandona. <ride> <ride> lui abbandona. Anche lui no. no, vecchietto, no, no vecchietto, tra virgolette, per dai, su. Primo Poi primo io non posso dire niente. Anni, prima squadra per me. Eh, avevi fatto le giovanili no. fino a ieri! Yeah. No, è stata una no, parte di scherzi, è stata un'emozione fantastica, una stagione strepitosa e come dicevi il mister, con un giusto mix di ragazzi giovani che ti danno magari qualcosa in più, soprattutto a livello fisico, e poi magari noi in momenti di difficoltà a compattare il gruppo e a tirare tutti dalla stessa parte, poi alla fine Rob, i risultati li vedi. E parti in agosto e arrivi a giocarti l'ultima partita il primo di giugno e ancora al di là delle qualità tecniche che come diceva il misto in questa categoria non me ne vogliono gli altri, ma secondo me non c'entriamo niente. Arrivare a giocare una partita del genere cioè, vuol dire che sei preparato e, e tutto non viene per caso. Sono stati bravi questi ragazzi a farti arrivare i palloni, giusti? <ride> Io direi proprio di sì, è stata una bella annata. Quando ci sono certe serate vuol dire che le cose sono andate bene, perché partita dopo partita siamo migliorati, è iniziato tutto per, per scherzo, per gioco, perché ancora fino a luglio non si sapeva bene se l'avremmo fatto. e Alla fine si è deciso di fare questa categoria, è andata bene, abbiamo vinto, quindi insomma tutti col sorriso. E eh beh direi, direi di sì, direi di sì. Ah, niente da dire, stagione fantastica. E un po' di alti e bassi all'inizio, però poi da dicembre e gennaio siamo andati e siamo arrivati a questi obiettivi fantastici. Devo ringraziare il mister, tutti, perché primo anno in una prima squadra, è stato fantastico, non me lo sarei mai aspettato così bello, però alla fine è stato così, abbiamo festeggiato perché ce lo siamo meritati e dai, è andata benissimo. Sono contento sia per me, ovviamente anche per la squadra. Siete andati come un treno, siete andati dopo. <ride> niente, anche per me è primo anno in prima squadra, sono molto contento per come è andata e ringrazio il mister, i più vecchietti che comunque mi hanno aiutato quest'anno e... e niente, è stato un anno molto bello. Benissimo, io... Chiedo scusa per i vecchietti, diciamo quelli un po' più, un po più esperti, diciamo così, no? perché anche tempate, Diciamo più esperti, dai, più esperti, perché vecchietti sembra che siano lì quasi sul viale del tramonto. Questi qui ancora li vediamo per 10 anni, eh? se, non per scelta, se non per scelta. Allora andiamo Chiara con le premiazioni. Premiamo il miglior giovane Giacomo Cappiello. Il top player Altan Lisi, ah, Alti Lisi, scusate, questo ora lo segno al mister, e il capocannoniere Giacomo Gualtieri. Ecco qua, allora io mi metto di là così facciamo una bella foto. Ricordo con i delfini. Ovviamente domani ci sarà una bella fotogallery sul nostro sito newsrimini.it, dove poi, dopo la messa in onda, sarà pubblicata anche la puntata che potrete anche vedere, rivedere, insomma, per proprio gli appassionati. Ecco qua, grazie intanto, perfetto, benissimo un doppio applauso ai delfini. E adesso, e adesso, cara Chiara. È il momento di eleggere i migliori del campionato. Allora, perché sono premi ancora più importanti quelli che stiamo per assegnare? Perché sono premi che sono stati scelti dalle società. Quindi i premiati sono stati votati dalle altre società. Ogni società aveva la possibilità di votare un, il proprio miglior portiere senza poter votare però chiaramente il proprio giocatore, no? Quindi il miglior portiere secondo quella società, il miglior difensore, il miglior centrocampista e per l'attaccante abbiamo il capocannoniere e abbiamo poi il miglior mister sempre votato dagli altri mister, dalle altre società. E allora andiamo a scoprire il miglior portiere del campionato. Chiamiamo Alessandro Tomassini del San Bartolo Gavice. Alessandro Tomassini che torna qui sul palco, allora Chiara ecco la consegna ufficiale e ci facciamo anche una bella foto Alessandro, ecco qua, <ride> eccoci. Benissimo, miglior portiere della terza categoria. Siamo al miglior difensore, miglior difensore della categoria. Oscar Muratori dei Delfini. Il mister difensore che prende il premio anche per quanto fatto in campo, te l'aspettavi? No, assolutamente no. <ride> grazie. Allora, anche in questo caso fermiamoci un attimo per la foto perché insomma, gira la targhetta verso... Ok così, perfetto. Più in qua, più in qua, più in qua ci fa segno. Andiamo bene qua? Ok. Bellissimo, ok perfetto. Grazie, grazie. grazie. Grazie, mister. Ma grazie anche, difensore del campionato. Miglior centrocampista del campionato. Altin Lisi. alti Lisi, che non ci abbiamo detto alla festa dell'asilo della figlia questa sì. sera. E beh, eh, eh, ai figli, insomma, no, non c'è niente più dei figli. Facciamo ugualmente la foto. Dopo faremo un ritocco con Photoshop e con la, la faccia di Altin. <ride> grazie <ride> per esserti prestato. E a questo punto andiamo a premiare anche il capocannoniere del campionato che è... Giacomo Gualtieri. Giacomo Gualtieri! 27 reti per il Cobra. Ecco qua. Vado foto? Sì. Che bello che il Cobra. È abituato anche ad altri palcoscenici insomma grazie grazie Covra grazie e chiudiamo con il miglior allenatore del campionato è stata una dura lotta perché in tanti in lista c'era praticamente le squadre erano le società erano molto divise gli allenatori erano molto divisi e alla fine chi l'ha spuntata che era il miglior allenatore del campionato di terza categoria 2017-2018? Nicola Capobianco Nicola Capobianco del San Bartolo che ha staccato di una lunghezza gli altri c'era anche Oscar ovviamente perché insomma il double chiaramente è stato posso dire due parole? certo innanzitutto volevo ringraziare tutti i colleghi che mi hanno votato e spezzare una lancia a favore dei Delfini dicendo che il campo poi da sempre i verdetti sono, stata la squadra, sono stati la squadra più forte sia in campionato che in coppa vincendo tutte le partite nel girone di ritorno e ci vantiamo di, un picco, di una piccolissima cosa che comunque in casa da noi siamo stati l'unica squadra diciamo, a non aver perso contro di loro e a averli messo in difficoltà, però onore a loro perché sono veramente una squadra che con la terza categoria non c'entrava niente, un applauso lo volevo fare anche ai nostri compagni di allenamento che è il Fanano, il Gradara, perché abbiamo, sono tre anni che dividiamo il campo ogni martedì e ogni giovedì e alla fine il campo dà sempre ragione: siamo andati in seconda le, le tre squadre più forti che sono i Delfini, noi e il Pennabilli. Così potrete continuare a fare amichevoli anche con il Gradara. Certo. Sarà sempre la stessa categoria. Allora, posso richiamare qui tutti i premiati, che così facciamo una foto finale di gruppo con gli attestati, con le nostre pergamene, eh, perché insomma è bello anche chiudere, eh, così anche per la, per la carta stampata vogliamo proporre appunto questa foto con il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista, il miglior attaccante, il miglior allenatore, votati, ribadisco, dalle società. Di terza categoria, quindi insomma è giusto. Ecco qua, pronti per le foto? Vediamo tantissimi i nostri fotografi in questo caso. Ecco qua, siamo pronti? Perfetto. E allora, grazie, un applauso a tutti i premiati. Grazie, grazie, grazie. Bella la stretta di mano tra i due tecnici. Ma devo dire, insomma, c'erano anche tanti altri tecnici, quindi si è un po' divisa la, proprio su questo sul tema tecnico. Abbiamo avuto davvero delle belle votazioni, perché c'erano tanti, evidentemente tanti allenatori che... E insomma, sicuramente potevano ambire a questo, a questo titolo quindi onore al merito a chi poi se l'è portato a casa perché vuol dire che ha vinto una durissima eh, lotta con, eh, con altri allenatori tutti molto bravi allora noi Chiara siamo giunti addirittura d'arrivo per quanto riguarda questa nostra prima serata io vorrei chiamare qui al mio fianco i nostri collaboratori eh, partendo dal nostro Attilo Fabri il nostro Giuseppe Colonna che stasera si è dedicato alle foto nei prossimi giorni si dedicherà nelle prossime serate anche le interviste ai tavoli perché ricordiamo che calcio d'estate è aperto anche eh, a tutte le altre società che non fanno parte della categoria che viene premiata in quella serata. E chiamo anche Davide Lamacche che sta facendo le foto, si sta dilettando le foto, però è una componente fondamentale dell'organizzazione. Dell allora, Davide, raggiungici, che così. Chiudiamo con tutti voi, con il nostro staff, grazie a Beppe che ha curato invece la parte eh, tecnica, grazie a tutte le società intervenute, anche a quelle che non sono intervenute, a chi lo farà la prossima settimana quando apriremo una finestra sul settore giovanile. Quindi anche lì ci saranno i delfini protagonisti perché è un'altra realtà davvero importante nel nostro territorio anche per quanto riguarda il settore eh, giovanile. Quindi si continua qui al Frontemare. Grazie anche a tutto lo staff, ai Fratelli De Luca, a tutti gli sponsor e a tutti voi per averci eh, seguito. Buon proseguimento. Appuntamento a martedì prossimo al Frontemare, sempre a mercoledì, a partire dalle 21:15 su Icaro TV con la seconda serata. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Grazie ancora a tutti gli intervenuti.